La Stratos che voi vedete è la più bella macchina che ho guidato da tutti gli anni, ho corso 15 anni, partendo dal Gordini, poi con l'Alpine, poi con 131 Abarth. E poi con la Stratos, con la quale ho vinto quella gara di campionato del mondo nel 79, con questa, proprio questa qua che c'è al Museo Bonfanti. Strongly fancied is Italian privateer Antonio Fassina in the Stratos, who drives as Tony. No problems for Tony and the fabulous Stratos. Tony appears confident. The car is good. The car is good and the high is good. A really popular victory for many reasons. Primer on and beaten, the mighty works effort of Fiat. Questa gara, complimenti! Delle macchine che ho usato, naturalmente è stata la più performante e la più divertente, perché era, diciamo, delle macchine con le quali ho corso, è quella che era stata fatta appositamente per le corse. Era abbastanza più facile vincere con la Stratos che con altre macchine. E ho un buonissimo ricordo proprio di questa macchina. Ma la Stratos è un'evoluzione della specie, per cui ogni anno che passa la classe della macchina aumenta. Questa è una macchina che aveva un rapporto peso-potenza molto a favore, motore posteriore e trazione posteriore, per cui quando si andava in salita sulla terra aveva un traino molto più performante che non la 131, che aveva motore davanti e trazione posteriore. E è un'evoluzione che poi è stata superata soltanto dall'ultima 037 Lancia, che è una Lancia che supera una Lancia, perché aveva un difetto la Stratos, che era piuttosto corta. Allora, quando sbagliavi una traiettoria non si riusciva a recuperare. La 037 nuova, che assomiglia alla Stratos solo che è una spanna più lunga, era più facile da guidare. La Stratos andava molto molto più forte delle altre, ma difficile da guidare. Però ho dei ricordi meravigliosi, anche se con la 037 poi ho vinto la Targa Florio nell'84, ma i ricordi migliori li ho proprio dalla Stratos.